Domenica 24 marzo la grande mountain bike è stata protagonista anche in provincia di Pisa, in uno dei territori più belli e panoramici della Toscana. L'Ari ha ospitato infatti la gara di apertura del circuito Colline Toscane con la quarta edizione della Gran Fondo dei Vicari. La frazione di Lari fa parte del comune di Casciana Terme Lari, costituitosi nel 2014 per un territorio che oggi conta quasi 12.500 abitanti. Tra gli edifici artistici e di culto più importanti la chiesa di Santa Maria Assunta a Casciana Terme, nel suo stato attuale da iscriversi al XIX secolo, restaurata nel 1553. Le acque termali di Casciana sgorgano alla sorgente ad una temperatura di 35,7 gradi, che può variare leggermente nei diversi ambienti, sia in piscina interna che esterna e le vasche romane. Le acque sono indicate contro i reumatismi e le patologie del sistema cardiovascolare e respiratorio. In passato l'Ari è stato un importante centro politico-amministrativo agricolo, il vero capoluogo delle colline pisane. Oggi l'Ari conserva le imponenti strutture della fortezza rinascimentale, già residenza dei vicari fiorentini. E proprio l'Ari ha ospitato gli oltre 450 bikers al via per un tracciato che prevede 45 km per oltre 1430 metri di dislivello. Ai nastri di partenza, in una splendida giornata di primavera, alcuni degli atleti più forti nel mondo delle ruote grasse: Elia Favilli della Soudal Liquigan e due fratelli Samparisi, Nicolas e Lorenzo, della KTM Dama Alchemist, provenienti dal mondo del ciclocross con un palmarès di vittorie di livello internazionale. Tra le donne, la coriacea Maria Cristina Nisi con la maglia della New Bike 2008 e Gaia Ravagnoli, l'azzurra passata quest'anno alla KTM Dama Alchemist. Insieme a loro la versiliese della Cicli Taddei Alice Lunardini. La partenza all'interno delle mura dello splendido castello di Lari alle 10 in punto. Il terreno secco favorisce la velocità ma solleva anche tanta polvere, tanto che in alcuni tratti rende perfino difficoltosa la visuale. La prima salita, detta la montanina, fa subito selezione. Al comando si porta un gruppetto di 7 atleti, fra i quali Elia Favilli, due fratelli Samparisi, Andrea Doria della Ciclissimo Bike, Simone Ferrero della New Bike 2008 e Giulio Galli della Cicli Taddei. Intorno al 15° chilometro il gruppetto si riduce fino al passaggio alle pale eoliche, dove al comando c'è la coppia Favilli-Nicolas Samparisi. Dietro di loro, staccati di qualche minuto, l'altro Samparisi Lorenzo e Giulio Galli. Siamo circa al 20° chilometro, è stato appena oltrepassato il temuto muro dei giganti. Poco prima della seconda salita un incidente a Nicolas Samparisi lo rallenta quando si trova davanti a Favilli. Un ramo si infila nel cambio, da lì anche una caduta. Favilli passa e accelera, da qui il biker della Liquigan mantiene saldamente la prima posizione e arriva al traguardo a braccia alzate. Questo è il podio della Gran Fondo dei Vicari a Lari, in provincia di Pisa. A tagliare il traguardo per primo Elia Favilli della Soudal Liquigan MTB Racing Team, con il tempo di 2 ore, 4 minuti e 40 secondi. Dietro di lui la coppia della KTM Dama Alchemist, i fratelli Samparisi, con in seconda posizione Nicolas con il tempo di 2 ore, 06 e 10 minuti. A 2 minuti l'altro Samparisi, Lorenzo. Sì, sono molto soddisfatto. I due atleti sono arrivati dietro a me, sono atleti comunque a livello internazionale, ciclocross. Sono contento e felice di vincere, di aver vinto la prima gara con questa maglia, ma il percorso l'avevo provato e sapevo che la parte centrale era molto tecnica e io avevo un po' di paura perché, sai, nel tecnico si può sempre sbagliare, e comunque ho sempre preso gli stradelli principali in testa e ho fatto il mio ritmo. Poi sulla salita più lunga ho provato ad attaccare e ho preso subito un pochino di vantaggio e poi in cima ce l'ho fatta a fare proprio la differenza e a prendere più distanza, e poi sono andata tutta fino all'arrivo perché avevo paura che mi succedesse qualcosa e per essere tranquillo, insomma. Fra le donne è arrivata stremata Maria Cristina Nisi della New Bike 2008 con il tempo di 2 ore 31 minuti e 40 secondi, dietro di lei Gaia Ravaioli della KTM Dama Alchemist con 2 ore 33 minuti e 49 secondi, distaccata di ben 14 minuti da Maria Cristina Nisi.
la Bikers della Cicli Tad Day Alice Lunardini con 2 ore 45 minuti e 26 secondi. Ieri ho provato tutto il percorso e oggi sinceramente avevo all'inizio accusato un po' la stanchezza, però sono una che non molla. Ho fatto una bella battaglia con Gaia Ravaioli, che quest'anno è passata al KTM Alchemist, un team di tutto rispetto, quindi gli faccio i miei complimenti. Fino a metà gara eravamo insieme, anzi devo dire la verità, lei era davanti. Io cerco di non mollare di testa e quindi ho lottato, sono riuscita a passarla prima della salita lunga e di lì all'arrivo ho dato tutto. Prossimo appuntamento del circuito Colline Toscane il 25 aprile a Follonica in provincia di Grosseto per la Maremma Bike Trophy.